Bentornati a SOS Agenzio TV, buonasera Beppe Marco. Ciao Fabio. Siamo a Cincelli. Ti porto nei bei posti, perché tu nei bei posti non sei abituato a stare. Guardati intorno, che spettacolo. Però non mi ci hai portato te oggi, diciamo. Di solito è così, ma oggi no. No, perché qui siamo in zona protetta e la zona di Gualberto Gualdani. Buonasera. No, non vorrei, Gualberto Gualdani magari è un pochino più basso. Non c'è le zanzare. Si estende. Dopo c'è le zanzare di 4,7 kg con gli occhiali. Io sono laggiù, qua su non ci sono. Allora, siamo qui perché i residenti della zona sono preoccupati per il progetto sulla possibile apertura di una zona di cave, quindi di estrazione, proprio qui in zona Miliciano Cincelli. Che succede? Comuni Capolona, però la zona è più o meno questa. Sì, la zona, chiaramente, c'è una linea immaginaria per cui il confine è qui, Comune Arezzo, Comune Capolona. Cincelli, Piavesa. Quindi Cincelli, vabbè, la linea è solo immaginaria, quindi non c'è continuità. Il bello è che io ho visto la delibera del comune di Capolona e mi ha fatto un pochino sobbalzare anche la sedia, perché in 20 giorni dare comunque un avvio all'iter per l'apertura di una cava di Natale, 21 dicembre presentata, 20 gennaio approvata con delibera d'urgenza, francamente mi ha lasciato parecchio perplesso. Per di più, te l'ho detto, questa linea immaginaria, cioè il comune di Arezzo ha dato un parere negativo per il valore ambientale, turistico, agronomico. Il Comune Capolona si dice che questa è un'area ormai antropizzata, quindi già distrutta da già mi viene da solito, ma perlomeno per quello che si intende, perché poi interpretarlo non è mica facile, però una zona antropizzata dedicata all'agricoltura come quando fosse una zona squalificata per oreo. E quindi insomma già questo mi sembra. Per di più, in questo non so se hanno già fatto o comunque sono in fase finale di creare l'ambito turistico, che sono tre comuni: Capolona, Castelnuovo, Arezzo. Se comincia bene con l'ambito turistico. Capolona facciamo sapere prima, ma se comincia bene. Di cosa siete preoccupati? Allora, siamo preoccupati perché questa è la zona, una delle più belle, se potete vedere, non ci sono né tralicci della luce, né dei telefoni, eccetera. È una valle molto bella, storicamente importante, perché qui abbiamo, oltre Cincelli, che era un vecchio sito dei vasi corallini, qui abbiamo anche hanno trovato resti del Paleolitico, perché dovrebbe essere in riva al lago che riguardava tutta la pianura di Arezzo, e quindi è una zona bellissima, cioè dal punto di vista paesaggistico bellissima, già interessata da attività commerciali, perché abbiamo le Bilodole, che è un B&B, e quindi abbiamo questa zona. Da alcuni veniva chiamata la piccola Val Dolcia di Arezzo, perché siamo a piedi di Pieve San Giovanni, alle spalle abbiamo Cincelli, quindi distruggerla sarebbe una cosa proprio delittuosa, insomma, ecco, questa è. E per cui la cittadinanza già si sta muovendo, costituirà un comitato e poi andremo per tutte le vie possibili e immaginabili, perché vogliamo che questa delibera sia ritirata. Sì, quindi un'attività di questo tipo andrebbe secondo voi a deturpare il paesaggio? Sicuramente il paesaggio, poi non dimentichiamoci, siamo a due passi dalla riserva di Ponte Buriano, non è che la riserva finisce lì e fuori dai confini della riserva non c'è niente, è tutto un ecosistema, un ambiente totalmente integrato. Se qui si crea una cava si crea disturbo idrogeologico, disturbo alla fauna, per cui ne risentirebbe anche la riserva, oltre che ovviamente la cittadinanza, perché non dimentichiamo l'inquinamento acustico, per esempio. Qui ci sono tante, a noi piace tanto passeggiare nei dintorni, ci sono tanti casali che d'estate, in primavera, vengono abitati dai turisti stranieri e tutti più o meno hanno un affaccio su questa valle. Voi immaginate qua una cava con rumore, l'andirivieni, questi. Immaginate che qua cata qui, in questo punto praticamente, più o meno. Allora, vado a sentire Beppe Marconi, che ovviamente mi immagino che posizione possa avere. No,
sentiamo. Assolutamente. Sentiamo. No, effettivamente diciamo che stravolge un po' l'ambiente una cava qui. Vorrebbe dire modificare completamente il tipo di vita e il tipo di paesaggio nella zona. Quindi io non so il comune di Capolone, magari sentiamo il sindaco cosa ne pensa direttamente, però che non si sia posto la problematica non lo capisco. È vero che ogni qualvolta c'è da fare una cava vengono fuori problemi in qualsiasi sito che si voglia fare, ma è anche vero oggi che con le problematiche che ci sono nell'edilizia, che effettivamente ferma, quindi non si capisce neanche l'urgenza che ci possa essere a fare una cosa del genere. La ghiaia se ne consuma sempre meno, almeno qui, a meno che non si voglia mandare da altre parti, e quindi di conseguenza stravolgere questo paesaggio. Poi c'è il problema della strada, perché questa è una strada piccola, io non so come fanno a passarci decine di camion giornalieri con quei carichi stratosferici che spaccherebbero tutto. Poi da Ponte Muriano come fanno a passare? Li mandiamo a Castelluccio. Castelluccio è lo stesso problema del ponte, quindi vanno a finire dove? In Valdarno, perché sennò altrimenti non c'è possibilità di poter utilizzare altre strade alternative. Ma io non so se il Comune di Capolone si è posto tutti questi problemi. Io andrei a parlarci e proporgli le stesse domande al sindaco, sentir che ci dice. Ma l'iter quale sarebbe? Dopo questa delibera è comunque competenza regionale, poi? Deve andare in regione, poi dalla regione, una volta che ha fatto le sue valutazioni sulla possibilità di poter creare una cava qui, ritorna in comune, e quale comune poi col parere della regione può dare il nulla osta per effettuare l'escavazione. Allora andremo sicuramente a sentire il sindaco. Gualberto, cosa ci vuoi dire nel finale? Nel finale posso fare un'osservazione all'escavazione, cioè nel senso che c'è comunque un'alternativa anche per recuperare utilizzare ghiaia anche per le varie stradali, ovviamente, per cui c'è il piano di bacino del 99 che prevedeva la ripulitura dei fanghi dell'Arno, e sono 10 milioni fra la riga di sopra e sotto, quindi su 10 milioni 7 si prevede che siano buoni. Ma non soltanto di qui, su tutto il corso dell'Arno lo possono fare, perché il corso dell'Arno si è alzato notevolmente in virtù del fatto che non si può più toccare neanche un sasso, e forse sarebbe il caso di iniziare a utilizzare tutti gli inerti che sono nell'Arno per riabbassare l'alveo e quindi rimettere in sicurezza un po' tutto il fiume. E questo è vero, però il piano di bacino prevedeva specificamente, proprio come specificato, qui incamerava 8-10 milioni di metri cubi d'acqua per poter salvare Firenze, quindi come cassa d'espansione, proprio togliendo quello che erano i depositi fatti negli anni di esercizio della diga. E in più un'altra cosa, perché una cava è un interesse privato, mentre l'ambiente, il turismo è una questione di economia pubblica. Una cava può durare 2, 3, 10 anni, il turismo dura una vita. Tutto qui. Quindi insomma il confine ovviamente tra interesse privato e no, poi c'è anche un altro fatto. La legittimità di fare su un terreno quello che uno vuole, poi esatto, si scontra con la parte paesaggistica. Qui c'è interesse privato, quindi ci sono guadagni di parte e così via. Mentre per la ripulitura dell'Arno sicuramente avrebbe costi notevolmente maggiori e non avrebbe gli utili che vengono fuori da questa situazione qui. Bene, proveremo allora a sentire il sindaco di Capolone. Ha qualche dubbio? Perché qui paghi il terreno, qui li paghi, lì te li fanno fare gratis. No, qui non lo paghi il terreno. Allora ti posso dire questo, che nell'anno fine anni 80, metà anni 80, l'ingegner Rupi presentò insieme ai cavatori un progetto ai ministeri ambientali, alla regione non so, per poter intervenire e poi ripulire l'Arno, a condizione che gli dessero la gratis e gli dicessero dove buttare quella che era non buona. Sì. Quindi praticamente gliela facevano gratis allo Stato. Sì, evidentemente, sì, poi, evidentemente qualche interesse l'avevano. Io ho avuto una cooperativa che l'ha fatto sul Tevere questa operazione, e quindi è riuscita, questo è vero. L'importante è che la affidino ai privati, perché se lo deve fare il pubblico. No, ma era una domanda fatta da cavatori, ovviamente il progetto lo doveva controllare il pubblico, quindi le quote, tutto quello che non ebbero risposta comunque. Vabbè. E invece di alzare la diga, per esempio, invece il progetto che dell'innalzamento della diga, se ripuliscono... Sì, ma proprio messo nel piano bacino, c'è la ripulitura dell'alveo. Ma dopo dice che crolla gli argini, per cui vengono fuori le problematiche. Mi sa mettere un po' d'accordo tutti, questa è una cosa spinosa, mi sembra, e a qualsiasi livello, quando si dice di toccare il suolo, ci sono sempre problematiche. Va bene, andiamo a sentire il sindaco, grazie. A domani, ciao. Arrivederci.